tutti, bentornati in questo nuovissimo video. Come avrete potuto leggere dal titolo e dalla sua presenza qui, oggi andiamo a fare un mukbang. Abbiamo preso le cose da McDonald's. A proposito, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro panino preferito del Mac. Il mio attualmente credo sia il Grand Crispy McBacon. Il mio è il Big Mac classico. E cosa faremo in questo video? In questo video sostanzialmente andremo insieme a rispondere alle domande che vi ho chiesto di farmi nell'info box di YouTube. E in realtà dovevo fare un video skincare, però visto che vi è piaciuto il video di coppia ho detto è agosto, siete tutti al mare, ci sta, almeno vi teniamo ben incollati allo schermo, e quindi lo facciamo insieme mangiando qui con voi. Prima di iniziare con la buffata, però fa un sacco caldo raga, vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi su Instagram e attivare la campanella. Fatelo perché ho fame. Buon appetito. Buon appetito. Io ho preso il Grand Crispy McBacon meno grande con la coca e ci hanno omaggiato di sei chicken McNuggets. Io ho preso un McWrap col pollo perché mi faceva un po' male la pancia, ma scherzo. Perché abbiamo mangiato oggi Roadhouse, raga, e basta. Io sto andando a ripescare le domande che mi avete fatto nell'info box di YouTube e iniziamo a mangiare. Io inizio sempre dalle patatine, facciamo scendere dal balletto. Io sto colando come le cere di Madame Tussaud col fiammifero in faccia. Io che mi sventolo col volantino del mondiale, sì. Mondo convenienza, raga. Sono fredde. Sono io più commestibile. Perché ci siamo prima preparati e poi messi a registrare. Quindi sono passati 6 anni. Iniziamo da questa. I 5 prodotti anti-all del momento. Io sicuramente l'illuminante liquido di Jeffree Star 100%. No. Cacchio, me li ero segnati. La Moroccan Spice di Fenty Beauty. No. Il bronzer di Fenty Beauty. No. Quello spruzzino per capelli di Moolak che c'è. No. Non esiste. Beh, tu cosa te ne fai il profumo per i capelli? No. Poi ci sta che a qualcuno piaccia. E poi raga, l'ultimo, gli illuminanti in polvere libera di Anastasia. No. Per me raga invece di sicuro tipo il fondotinta, la roba della base di Kat Von D. Il Damn Girl di Too Faced che è appena uscito, perché mi pare proprio tipo la stessa cosa del Better Than Sex, solo che enorme, ti sporca tutto. Vabbè, te lo dico io. Dimmi cosa non mi piace. Il mascara di Dirichicca per Cosmify. Non conosco. Ok, questa domanda mi sfizia un sacco. C'è un brand makeup che ti ha deluso come prodotto, come concept e dall'azienda in sé? Il primo che mi viene in mente, raga, è Makeup Revolution, per il semplice fatto che, partendo dal presupposto che io non è che penso di meritare tutte le collaborazioni del mondo o le voglio, però Makeup Revolution su Instagram e anche su YouTube è un prodotto che vi è sempre interessato, anche perché raga, cioè, comprare Makeup Revolution non mi costa niente, letteralmente. Quindi era più un discorso di evitare i giorni in cui arrivava la spedizione da UK eccetera, quindi avevo scritto al team di Makeup Revolution Italia proprio per fare un video completo, che poi ho fatto con i miei soldi, vi lascio qui il link nell'info box. E la risposta fu: ciao Luca, ti ringraziamo per l'interessamento, ma non abbiamo un plan PR, quindi non inviamo, ok? Raga, il giorno dopo, letteralmente il giorno dopo, tutto Instagram aveva Makeup Revolution. Che ci sta, per carità, io non pretendo di avere i prodotti, cioè poi il Makeup Revolution raga costa veramente poco. Però dimmi, non siamo interessati a collaborare con te, non ci piace il tuo profilo, lo trovo anche una cosa un po' più onesta, con le palle anche. Ma vai tra, non è un problema, però dimmelo quantomeno, non mi fare tutta quella mossa. Ah, e poi non mi è piaciuto Moolak in alcune sue scelte commerciali, che hanno un po' denaturalizzato lo spirito del brand. A te un brand makeup che ti ha deluso? Tra l'altro, mi fa male la schiena. Ma deluso, ma deluso in che senso? Ci pronti? Mi sa, tipo anche Beauty Blender che fa 3 colori per la pelle scura, anche questo per dire. Per tante cose anche io Moolak. Dicevo, Moolak anche per me, perché per le scelte di collaborazione, scelte commerciali che ha fatto, mi hanno detto che dovevo parlare. Raga, stavo urlando perché molti gli hanno scritto che non si sentiva l'altra volta, quindi mi sta stordendo. Mi sentite ora? Vabbè, comunque, per quello raga, perché collaborano con un po' di gente che boh, non ne vedo il senso sinceramente.
e collaborano e non collaborano con magari gente che magari viene anche richiesta. E poi forse perché c'è stato tutto questo lancio del fondotinta super inclusivo, grazie Maxi, correttore. Ma non è super inclusivo. Sì, però quello che volevano fare inclusivo di qua di là. Poi correttore, sempre le solite. Io sapete che le dico come penso, io adoro Mulac, ci faccio gli ordini, ci compro le robe, ci faccio i video. Però il correttore è copiato da quello. La performance della stessa dell'Inch hanno invertito due parole, questo, cioè due ingredienti, secondo me questo l'ho preso in giro, cioè lì mi delude per dire. Comunque ci siete andati un po' a pesare. Rapporti con altri influencer, chi reputi poco capace e quali invece ti piacciono? Saluta Naomi per contesano, grazie per Naomi. Rapporti con altri influencer, a parte che... Io, cioè, lo dico, lo chiarisco, eccetera, non mi sento assolutamente un influencer, non influenzo nulla. Cioè, mi sbatto per portare qualcosa sulle mie piattaforme. Intanto inizio a mangiare i nuggets con della buonissima maionese. Io vado d'accordo con tutti. Questo sì. Ma io sono uno che si fa molto i fatti suoi. Ho dei bei rapporti, tipo anche su WhatsApp, con molti. Con alcuni ci sono uscito. È completamente un rapporto disinteressato di supporto e stima reciproca. E sostanzialmente con chi non vado d'accordo non ci parlo. Non esiste, perché io non ci parlo. Nel senso, se una persona da come si espone non mi ispira, non dico non mi piace perché esporsi sui social è una minima parte, però non mi ispira, non ci interagisco. Ci sono tante persone che non mi ispirano. Cos'è che ha scritto? Chi reputi poco capace. Dipende da far cosa. Cioè raga, se parliamo nell'ambito beauty, Martina Lucchena non è capace. Cioè, tutti quelli di uomini e donne non sono capaci e non sono interessate a essere capaci. Ma senza andare così lontano, ce ne sono anche tante nome altre. C'è gente che per capace intende Photoshop e la sua capace anche io. Sì. Sì, quello è vero. Scusate. Voglio questa qua. Well, reputi gli influencer obiettivi e onesti nei confronti degli spettatori riguardo ai prodotti che recensiscono. Ma io ho ancora il panino da mangiare. Intanto, piatto ricco come domanda, mi mangio il panino. Raga, dipende, nel senso che partendo dal presupposto che io sono una persona che l'influencer non mi influenza, ma mi fa vedere prima che io spenda una cosa che già voglio. Cioè, ci sono delle cose con cui sono entrato in contatto anch'io che ho ovviamente rifiutato, che conosco e che quindi mi fido poco, nel senso che trovo forzato l'eccessivo entusiasmo quando si riceve il prodotto. Mio Dio, è bellissimo, cioè provalo. Nel senso, io dico mi ispira perché oggettivamente magari chiesto un prodotto di Nabla mi ispira, però aspetto prima di dire qualcosa perché lo devo provare. Quello lo trovo un po' forzoso. Alcuni tipo beauty influencer li ho conosciuti e li ho trovati affine alla mia linea di pensiero, quindi mi fido abbastanza, fermo restando che non sono loro che mi fanno comprare le cose, ma è il prodotto in camera che me lo fa comprare. Mi fido o non mi fido? Ci sono certi che ricevono il prodotto e sono subito contenti quando il prodotto lo devono ancora provare. Questa secondo me è una cosa forzata e mi fa perdere di fiducia. No, dov'è? La prendi con il faccio? No. Prendi con il faccio? No. No, no, no. Mamma, no, no, no. Dai, ama, schiacciala. Raga, il panico di Omar. Buttala via. Io che la prima cosa che faccio è mettere al sicuro il panino. Che non a caso io mi sono provato, ho comprato dei prodotti di Hello Body per capire come stava la verità. E tipo, a me il burro struccante non è piaciuto per niente. E ci sono state certe persone che io ho visto, poi non so gli altri, alle Hilton e The Lady, per dire che non è piaciuto anche a loro. Non vuol dire che se non piace a me e non mi piace a loro, vuol dire che loro mentono. Però mi sono trovato in accordo con questo. E quindi diciamo che dipende. Secondo me molti esagerano, molti fingono e altri no. Io mi fido. Allora, anch'io, come dice lui, nel senso non è che compro una cosa perché l'ha detto Tizio Caio. Amo provare indipendentemente dal parere della gente, anche per vedere effettivamente poi come sono. Cioè, se mi interessa già la cosa e ne vedo parlare bene da Hilton, magari, che è una persona di cui mi fido molto per quanto riguarda l'influencing, lo compro sicuramente. Detto ciò,
Voglio rispondere a questa domanda che mi sembra molto figa. Che è: che cosa ne pensi delle recenti storie di Alice Like Audrey sugli AD non segnalati dagli altri influencer? Cosa ne pensi tu della beauty community? Ci sono persone di cui non ti fidi, vedi le loro sponsorizzazioni, bla bla. Secondo me ci sta, nel senso, questa ragazza non la seguo. Ho capito a grandi linee che cosa è successo. Mi pare che sia anche passata la legislazione che vada messa per gli influencer, i blogger, la ma questo quando... da un sacco di tempo. E io trovo sia una cosa molto giusta, perché la D, cioè, appunto, vi segnala che la persona è pagata per mostrare il prodotto, quindi poi sta a voi scegliere se dargli il 100% della credibilità nonostante il pagamento che l'azienda fa a questa persona, beauty guru, beauty influencer, eccetera, o no. Cioè, nel senso, la cosa è sempre a noi che guardiamo, perché siamo noi che mettiamo il circolo giusto. Se non ci fidassimo di una persona non la seguiremmo e questa persona non sarebbe influente, quindi non verrebbe pagata. Con la D secondo me è molto utile ed è necessario per capire cosa valutare realmente, perché magari continua a esserci questa cosa del body, è un advertise, quindi una pubblicità è pagata, voi potete skippare perché magari non vi fidate, quindi sti cavoli, skippo. O magari la gente è interessata, però bisogna prendere atto del fatto che dietro c'è un compenso. Se la persona che seguite la seguite per determinati motivi e valori, sapete che nonostante il compenso la persona dirà quello che pensa. Da una parte io dico che sono super dovute, dall'altra sì, dico che c'è stata però un'agitazione totale per questa cosa qui, che se ne avesse parlato Alice Audrey, Alice Like Audrey non è che arrivavamo tutti da vabbè, ma c'è un'agitazione perché non si è trasparenti, cioè, nel senso, a me non me ne frega niente scrivere a D se mi pagano per parlare di qualcosa. Cioè, la DB non deve essere solo in positivo, nel senso, la DB ti segnala che tu sia stato pagato, però non devi automaticamente dire solo cose positive. Cioè, puoi anche dire cose negative con un certo garbo, con un certo modo. Se un'azienda poi ti taglia la collaborazione perché ne hai parlato male, probabilmente non era interessato alla tua opinione ma soltanto alla tua risonanza, che secondo me è una cosa molto brutta. Cosa pensi tu della beauty community? Allora, la beauty community, raga, voglio farti solo una domanda barra appunto: beauty community intesa come spettatori o beauty community intesa come beauty community? Che, cioè, mi stai dicendo da creator? Esatto, o... esatto. Cioè, da spettatore trovo che ci sia troppa attenzione a temi e soggetti sbagliati. Trovo che se io sono appassionato di beauty, in questo momento nella beauty community si fa tutto fuorché beauty, e trovo che si vede che Barbara D'Urso è andata in ferie. Sì, assolutamente, raga. Cioè, oggi 10 agosto Barbara D'Urso, vogliamo, cioè, ti rivogliamo, ritorna, ti prego, io non vedo l'ora di settembre, così troviamo qualcosa da fare di alternativo, vi prego. Secondo me adesso veramente c'è pochissimo beauty, c'è super super drama, che è quello che penso. Cioè, a me non piace il drama, quindi non mi piace questa atmosfera. E da creator trovo che ci sia troppo drama, che si stia facendo tutto perché il beauty, e trovo che ci sia un botto, una caccia alle streghe, raga. Sì. Al momento la beauty community è molto amara. Allora, io ho trovato tantissime persone belle, un sacco, veramente un sacco di persone belle, un sacco di persone supporti, e quindi ho trovato un ecosistema molto bello in cui incastrarmi e trovarmi molto bene. C'è da dire però cosa volevo dire in realtà? Ci sono tante persone cattive, perché la verità è questa, che hanno piacere nel vedere fallire gli altri e perdono occasione di andare sulla carcassa del primo che passa. Cioè, io trovo comunque al momento la beauty community sia pronta a puntare il dito, a sentire una sola campana come un gregge, senza ragionare con la propria testa e dire ok, sento A, sento B, poi decido. Quello che dico io è che per quanto riguarda gli utenti che guardano, né gli utenti che parlano, ci può essere qualsiasi malcontento, io ne ho molti nella vita, ma non vuol dire che per questo amo vedere le persone litigare o amo vedere scannarsi sotto i post di una pagina come Spill the Tea, che incita all'odio in una maniera assurda, e che prima o poi qualcuno ci si ammazzerà sotto quella pagina, raga, ve lo dico io, prima o poi qualcuno ci finirà secco. Furia di incitare all'odio in quel modo lì, prima o poi qualcuno ci lascerà le penne, perché
non tutti reagiscono alle critiche, alle cattiverie, perché sono cattiverie, raga. Io non la seguo quella pagina, ma ogni tanto leggo quello che scrivono e so che c'è, so che ci sono gruppi privati, so che ci sono. Vedi già che c'è un gruppo privato su Facebook, c'è un gruppo privato su Facebook di Spinetti. Se è privato vuol dire che hai qualcosa da nascondere, vuol dire parlare male. Cioè, secondo me è tutta una negatività troppo spinta che fa male. A me piace il beauty, seguo il beauty, non altre cose. Anche perché non è proprio un dramma interessante, cioè non sono storie tipo le Kardashian, capito, che mi interessano. Questa agitazione per qualsiasi cosa è fatta solo ed esclusivamente per guadagnarci qualche soldo e farsi qualche views. Che non dico che sia sbagliato guadagnare qualcosa e fare qualche views, però guadagnatelo facendo qualcosa di un po' sano. L'altra domanda è: cosa ne pensi delle sponsorizzazioni, la meritocrazia su YouTube e su IG? Esiste o no? E cosa ne pensi del progetto Cosmify? Allora, le sponsorizzazioni penso che ne abbiamo già parlato. Non c'è niente di male, l'importante è che la persona dica quello che pensa per scendere. E che comunque chi guarda ragioni. La meritocrazia esiste? No, perché c'è chi va al lavoro il pomeriggio, la mattina, torna a casa alle 23, mangia, si mette alle 5 del mattino a editare i video, non vive, si porta la telecamera ovunque e comunque quello che gli spetta non gli viene dato. C'è invece chi ha la possibilità, economicamente parlando, di comprarsi 5, 6, 7, 8 mila follower, un profilo con 5 like alle foto, ragazzi, non scherzo. Io ho paura in questo momento. Credete, scherzo. Allora, Anastasia Reels, Sephora poi, ragazzi. Grazie per la menzione di prima. E una cosa che tengo a dire è che non sono ipocrita. Quando un'azienda mi contatta sono felice da morire. È chiaro che non ho aperto la pagina per questo. Mi ci sono ritrovato e mi fa un botto piacere, perché sarei un bugiardo a dire il contrario. Non ne soffro così tanto, perché lo faccio per altro, nel senso che io finisco alle 23, come ha detto lui, lavoro, faccio tutte le foto, alle 3 vado a letto, ma vado a letto quando ho fatto finita e io sono contento di quello, punto. Sì, però la soddisfazione di dire guarda che anch'io una piccola, ma non è per raga il prodotto, perché io vi farei vedere il mio conto in banca, stessa cosa lui, cioè lui compra un fondotinta alla settimana, compra illuminanti a non finire, compra... E non, cioè, non abbiamo, credeteci, non abbiamo bisogno, soprattutto lui non ha bisogno neanche di un prodotto che gli viene regalato o che gli viene gentilmente. Anche perché io uso, a parte tipo tre cose, uso tutte cose che tutte cose che io uso, assolutamente. Ma raga, è proprio la cosa di dire, con tutti gli sforzi che ci faccio io, con tutto quello il buono che ci metto, è possibile che a me certe collaborazioni, pur avendo i numeri giusti, un riscontro giusto, perché raga, a me non piace fare finta di niente, i finti tonti non mi piacciono. Io le storie di Luca le vedo sempre e io vedo che la gente che gli manda più illuminanti che sentimenti, 50 persone al giorno. La gente che gli manda che i soldi in tasca pesano, 95 volte al giorno. Vi assicuro che raga, secondo me ci sono delle persone che meriterebbero di avere quello che si meritano. Ci sono altre persone che scelgono la strada più facile, ovvero quella di comprarsi follower, questo e quell'altro. Sono gentilmente invitate agli eventi. Cioè, io ho visto arrivare pacchi di Fenty Beauty a gente che dice: ma davvero? Ma come può essere? Raga, i follower comprati si vedono, eh. Cioè, per dire, Clio Makeup Shop, cioè, secondo me i follower comprati esistono nel mondo beauty, raga, io parlo del mondo beauty, di quello che ho provato io in questo percorso. I follower comprati esistono perché ci sono aziende che non fanno ricerca e quindi mandano prodotti a persone che si comprano i follower. Quindi finché Clio Makeup manda un profilo di tot follower e 1000 e 30 like, è normale che la gente dice vabbè, ma sti cavoli, mi compro i follower. Tornando al discorso di prima, sempre partendo dal presupposto che io non voglio e non ho la presunzione di meritare, fortunatamente, io parlo per me, non facendolo per essere invitato a Sephora, non facendolo per ricevere Anastasia Beverly Hills, non me ne può fregare di meno, io il 15 mi compro il fondotinta di Fenty, il fondotinta di Anastasia e sto bene così. Poi, Cosmify. Cosmify, raga, è la cosa andare contro Cosmify, è letteralmente la cosa. Per quanto mi riguarda non me ne frega nulla, come non me ne frega niente di nessuna cosa che mi ispira.
Non mi piace la tattica dei lanci limited edition, perché comunque ti rivolge a un pubblico giovane che molto spesso non ha il cash per prendere subito i prodotti. Anch'io a volte, raga, faccio difficoltà, quindi secondo me è una tattica molto sbagliata. È opinabile, perché è opinabile la scelta delle persone che hanno preso a rappresentarli. Mi può piacere, non piacere. Per carità, io avrei comunque preso persone molto attive sul beauty e o competenti, cosa che non è accaduta, però sono scelte loro. Voi decidete se comprare o no i prodotti, io pure. Devo dire che io ho comprato solo un prodotto, che è stato il primo illuminante di Gaia, poi ho avuto il piacere di provare le cifre di Andrea. Buonissimi in PR, e gli illuminati di Gaia in PR ottimi, non perché me li hanno mandati, li ho provati in video, si vede, sono molto validi per me. Non mi piace il fatto che di CosmoEffect non si sappia nulla, perché la poca trasparenza a me non ispira. Detto ciò, me ne faccio una ragione che CosmoEffect non rientra nelle mie corde. Se l'Icon ha il piacere di mandarmi un prodotto, molto bene, se no non lo compro. Se mi ispira, lo compro. Dormo comunque con CosmoEffect al mondo. Raga, siamo tipo da 6 ore qua, cioè mi sto mangiando anche il tavolo pur di andare avanti. Raga, siamo alla casa nuova, non ho riportato acqua. Come è iniziata la passione per il make up? PS, puoi salutarmi nel minuto video, mi chiamo Giulia. Ciao Giulia. È nata un po' perché ho capito che potevo correggere le mie occhiaie. Sì, perché poi entrando in contatto con lui, entrambi avevamo sta cosa e... Io, raga, appassionato da una vita. Mi è molto 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 mi si è aperto questo mondo, mi si è acuito tantissimo l'interesse, anche perché per un background che ho io e di conoscenze che ho io e tutto quanto, difficilmente sono entrato in contatto con persone che mi facessero sentire completamente a mio agio dimostrando e manifestando la mia passione per il make-up, e quindi questo mix ha aperto le porte del conto in banca e della pubertà. Raga, se non vedete più video è perché mi hanno staccato la corrente elettrica, quindi fatevi due domande, ci sentiamo su Instagram. I tuoi influencer preferiti di sempre, il primo influencer che hai seguito qui sul tuo e su IG, e la cosa tra ispirazione nel fare i tuoi look. I miei influencer preferiti, facciamo un misto fra italiani e extra italiani, quindi Nikki Tutorials, Jeffree Star, Ale Hilton, Melissa Tani. Raga, quelli nel video beauty guru decidono il mio makeup. Loretta, Deborah e Eleonora. Mi piace anche tantissimo Basic Gaia, e nell'ultimo periodo un sacco Carmi MUA. Se stai guardando questo video, ciao. Poi la prima persona che ho seguito sul tubo penso sia stato Mr. Daniel Makeup. Mentre da cosa trago ispirazione, raga, in maniera molto sincera, nessuno è nato imparato, quindi io apro e l'esploro, vedo tre robe, le metto insieme, penso che possono stare bene, vedo una cosa che mi piace, la ricreo, vedo un cibo, magari i colori, vedo un tessuto, queste robe qua. Hai copiato? Hai copiato qualcosa? Sì. Ammettilo già adesso. Raga, io voglio trovare la prima, voglio trovare la prima persona che ha inventato la prima cosa. E chiedere da chi l'ha copiata, raga, perché il clickbait dell'anno è da chi hai copiato questa cosa. Allora, i miei influencer preferiti di sempre sono te ne dico, tre italiani. Te ne dico. A te. Te, amica, te che mi amica, amico che mi stai guardando a casa. È diventato il baffo di La Sette. Ecco, eccoti i miei tre preferiti. No, noi non facciamo trash. Oddio, no, rifacciamo. Ecco. Jeffree Star, Nikki. Rifacciamo. Allora, i miei preferiti. Questo è come il lipstick dell'altra volta. Esatto, però non metterla questa parte. Sì, lo fa ridere. I miei preferiti sono Jeffree. Ciao. Jeffree. Mi è partita stupida. I miei preferiti sono Jeffree, Nikki Tutorials e Jackie Ania per quanto riguarda gli stranieri. Raga, scusami, la palette di Jackie Ania per Anastasia Beverly's. Noi adesso, quando starete vedendo questo video, no, fra qualche giorno partiremo, ma appena torno, tipo il 26, io arriverò sul canale con la palette, il fondotinta, Fenty, tutto. In realtà sono Loretta, che la seguo da sempre, Ale Hilton e Melissa Tani. L'ultima. Raga, ultima domanda, perché siamo cotti come il pollo del mercato. No, ma raga, ma poi questo video secondo me sta 8 ore di video. Stasera ci spariamo in editing. Guarda. Elena ci scrive: la mia domanda è: qual è stato finora il peggior commento, o comunque quello che ti ha fatto più rimanere male, basito, da parte di un hater? Leggilo o spiegacelo a tue parole. Ah, ma
Cioè, mi è stato scritto da una persona che neanche mi segue, mi ha trovato per caso e ha visto che facevo make up e mi ha scritto perché erano sì, e poi gli ho scritto scusa. Perché raga, i messaggi li vediamo tutti. Quindi ho risposto a sta ragazza che non si aspettava la mia risposta e mi ha bloccato. Ma non mi ferisce, perché in realtà i commenti negativi non mi feriscono, perché io allontano le cose negative e vivo per altro. Però dico, perché devi augurare la morte a qualcuno? Cioè, ma che problema hai ad augurare la morte a qualcuno? E soprattutto, quanto male stai per dire a una persona che non segui, che non conosci, ammazzati. Cioè, io non ho mai risposto a un commento. No, forse ho risposto a un commento negativo una volta o due, forse. Ah sì, a una che mi ha scritto il make up è per le donne e io gli ho risposto quindi sistemati il tuo. Punto. L'altra domanda è di Beatrice, sì, e dice: cosa pensi del tradimento, che sia amicizia in amore, per donne resti ti è capitato mai? Che io sappia non mi è mai capitato, non perdonerei assolutamente. E penso che il tradimento per persone senza gli attributi, perché se io ho un problema con te, ho un problema nella coppia, te lo dico, non ti vado a tradire. Di tradire non mi è mai capitato, e di essere tradito penso, credo, sono convinto, non mi sia mai capitato. In amicizia ho le corna lunghe quanto, cioè proprio il più cornuto del mondo in amicizia since when I was born. Perché raga, la gente, ci sono gli amici del mangia e del bere e del bevi, la gente se ne approfitta e basta. E io sono stufo, ve lo dico qui, chi mi guarda bene, chi non mi guarda, vi mando un bacio. Raga, finalmente 800 gradi. Io veramente raga sto scivolando dalla sedia, quindi mi sembra a caso di salutarvi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero, e so che lo spera anche lui, che il flow, stream of consciousness, il dialogo sia stato scorrevole, si capisca qualcosa, cercherò di fare il massimo in fase di editing. Che sarà lunga come l'era degli elefanti. Il video uscirà, io starò ancora editando, non so come. Spero che la tipologia di video vi sia piaciuta, ogni tanto ci sta a chiacchierare secondo me. E nulla, grazie a tutti quelli che hanno fatto le domande. Per chi per le domande a cui non ho risposto non vi offendete, ma semplicemente veramente erano tante domande, tanto tempo, un botto di caldo, cioè stiamo qui registrando a 2 ore e questa è in decomposizione, video. Detto questo, se il video vi è piaciuto, se vi va di supportarmi, lasciate un like a questo video, un piccolo commentino qui sotto, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, io vi saluto, Omar vi saluta. Vi saluto caldamente, grazie. È volato un insetto sullo specchietto della... Grazie dell'ospitalità, grazie di tutto, vi saluto anch'io. E nulla, noi ci vediamo nel prossimo video. Mua! Oh minchia, che caldo, mamma, ma sta scivolando.